Occupiamoci ora della struttura della realtà. Quando la nostra realtà si poggia sul ciclo 10 come un valore ideale composto come ciclo dal valore n elevato a 0 nel suo calcolo e che quindi è la determinazione della quantità indeterminata che vale 1 e vale 0 nella sua unità reale, abbiamo un valore combinato che è 1 più 0 a livello di ciclo e che assieme è una unità ingrandita a 10 attraverso l'assunzione di una sua unità che non esiste, che è uno zero. Allora, in quel caso, l'ente assume il valore sommario 11, che è il numero 2 espresso in numeri binari. Ebbene, 11 è all'origine del ciclo lineare della nostra realtà. E quando ciò accada, dobbiamo chiederci se all'interno del numero 11 si determina il rapporto di 10 diviso per 9, ossia per il valore 11 che, tolto di mezzo due dimensioni, quelle del fronte del flusso, una e una, lasciano solo 9 dimensioni nella linea del divenire del flusso, dello spostamento del flusso. Una quantità unicamente concettuale, perché nella nostra realtà esiste il 10 ed esiste l'1, il 9 non c'è. Però il 9 è la modifica dell'1 che diventa 10 e diventa 11 quando si consideri un fronte unitario 1 per 1, tanto che si abbia un volume 11. Ebbene, quando il rapporto 10 a 9 sdoppia la realtà in una linea di flusso che è uguale a 1,11111 e in una sezione spaziale che è un 3x3 che diventa 33x33, 333x333 e attiva una sorta di sequenza di fotogrammi che accadono realmente uno per volta al termine di ogni calcolo, quindi proprio in quell'ottica quantitativa in cui fino a quando il tempo di un calcolo non è eseguito non appare lo spazio. Ebbene, in una condizione di questo tipo abbiamo che lo spazio si presenta in modo quantitativo. Le quantità della nostra realtà diventano proprio 10 elevato alla potenza 3 più 1 dello spazio-tempo. 10 elevato a 4, 10.000. E 10.000 fissa un quantitativo che è la dotazione umana di percepire qualcosa all'interno di un valore che sia assoluto. Ossia, senza alcun limite,
illimitato, sconfinato, infinito. E allora, immediatamente, questo assoluto, dividendosi per 10 elevato a 4, fissa il tempo della nostra realtà. Questo tempo della nostra realtà è misurato perfettamente nel metro quando il meridiano terrestre viene posto 4 volte e diventa non un decimillesimo, ma un 40 milionesimo il valore assegnato al metro. 1 diviso 40 per 10 alla 6. 10 alla 6 è il valore complesso del volume 10 al cubo moltiplicato 10 al cubo. E 40 esprime il valore completo, complesso, che poi nella religione diventa la quarantena, diventa la quaresima, diventa tutto il periodo di sacrificio, che ha una ragion d'essere proprio in relazione al numero. Cosa è il numero? È il nume significa Dio, Ro. E Ro che cosa significa? Che cosa significano le cose che io ho scritto, che ho qui descritto? Sono lettere. Ma cosa hanno di differenza le lettere rispetto al numero? Hanno questa virtù. La N esprime la possibilità di ogni numero. Quindi è l'indeterminazione della determinazione. Quindi esprime ogni numero sulla base di un numero che può essere ogni numero, implica nel numero come inizio proprio quello della indeterminazione. Poi viene la lettera U, che nel nostro alfabeto italiano è la lettera numero 19. 19, laddove è 10 tutto il flusso, e l'unità 10 che è presente avanzando di 10 occupa un 20, unità, vede ogni unità contenuta nelle 20 muoversi per 19 volte. Quindi già vediamo come la struttura del linguaggio indichi nella N ogni possibile numero. La definizione che viene dopo, nel 19, indica che abbiamo un numero fondamentale che è il 10, che avanza di 10 e che l'unità all'interno del 10 si muove per 19. Poi c'è la M, che nel linguaggio italiano, dell'alfabeto italiano, è la lettera numero 11 e indica che questo movimento di 19 si riferisce al ciclo di 10 unità. E questo è l'apporto della M. Infine c'è l'apporto della E, che essendo la lettera numero, la vocale numero 5, indica che siamo a riguardare solo il flusso di un 5 che è in movimento sulla base del meno 5. Nell'intero 10 che va da meno 5 a più 5. E di conseguenza nume indica complessivamente tutto quello che nella struttura del linguaggio io ho
e semplificato, ossia la potenzialità totale di esprimere ogni numero, all'interno però di una unità che si muova interamente di 1 nel 10 più 10, con un ciclo di 10 unità, e per la quantità unilaterale solo di un più 5 sulla base di meno 5. Questo quantitativo strutturale del linguaggio proprio assume il valore di un nume. Sapete bene che cosa significa idealmente la parola nume in italiano, significa Dio, ma che esprime il valore che si riferisce al numero 12 come la N, più il numero 19 come la U, più il numero 11 come la M, più il numero 5 come la E. 12, 22, 31, 42, 47. Nume è 47. Questo è il termine della parola nume, 47. Ebbene, nell'ipotesi che vi sia affidato a un soggetto il valore reale di un nume, dovremmo avere la caratteristica del soggetto, la famiglia del soggetto, corrispondere al 47. E io vi faccio constatare semplicemente che potrebbe essere Amodeo. Tra i tanti, perché 1 più 11 più 13 più 4 più 5 più 13 uguale 47. Quindi Amodeo può essere il 47. Come un nume, ma come un numero. Ro più la mano di Dio. Oppure oggi man. L'uomo ha valenza mondiale di una intera realtà mondiale che oggi chiami uomo man. O men, romano. Vediamo un po' se tra le varie condizioni è sia possibile che da romano sia venuto fuori Gesù Cristo. E perché? È la cosa straordinaria, è questa, di un Roma. No, no, Roma no. Che cosa è accaduto di incredibile, ma è accaduto nel mondo che considera il tempo nostro occidentale in un calendario che era quello di Giulio Cesare, che considerava la nascita di Roma, 700 non so cosa, non mi ricordo più il nome, immaginiamo un numero qualunque, virgola 12-25, dicembre, giorno 25, nascita di Roma. C'è stato un punto, un momento in cui, nell'anno in cui il tempo allora era valutato sulla nascita di Roma, è avvenuto un Roma no, Gesù. Bisogna togliere di mezzo la nascita di Roma e piazzarci qui un anno zero nella nascita di Gesù. E si vede immediatamente come il Roma no nella sua nascita
sia proprio quello che è accaduto nel calendario di Giulio Cesare, in cui al posto della nascita di Roma, che era celebrato nell'anno, è stato messo l'anno zero in cui, secondo le determinazioni della Chiesa infallibile di Pietro, Gesù prende il posto di chi? Di chi prese il posto Gesù Cristo in quella determinazione del Natale che si celebrava a Roma? A Roma si celebrava Saturno. Saturno ha già per conto suo il segno del Roma, no. Se noi diamo alla R il significato di Roma, Saturno ha in se stesso quel segno finale, tridimensionale, del Roma, no. Ma Saturno, chi era Saturno? Saturno era il secondo dio re degli dei, secondo la mitologia dei greci, i quali avevano un primo dio re degli dei che si chiamava Urano. Urano. Ur, da Ur sapete bene che viene fuori anche la religione di Abramo, perché Abramo veniva fuori da Ur, e anche Urano viene fuori apparentemente da un romano finale U nel XIX secolo. U vale 19. Rano vale senza om, ano. Quindi anche il dio Urano, il primo re degli dei, era un om, era un uomo, un man, che era previsto nel XIX secolo in un romano, ma faceva parte di una parrocchia tutta diversa, era nella mitologia dei greci. Cosa c'entra e cosa c'è in comune nella mitologia dei greci con la mitologia che fa capo al popolo ebraico, che a un certo punto proviene da Ur, e con Abramo, Ab, R, amo, sembra venire da Ab, Ab romano, Ab latino, da, in italiano è da R, amo, viene da R, amo, da romano viene, R, amo, romano, amo, romano, amo. Che riguardi per caso qualcuno che sia con Dio, e qui nella lingua romana Dio si chiamava Deus, Deus, Deus. Da Dio, con Dio, per Dio, e tutto il resto si chiama Deo. Vuoi che Abramo venga da Abramo Deo, ossia un amo che sia con Dio, nei modi di una divinità che si colleghi al nome di Roma? Ma a cipicchia, al posto di Roma viene preso il Natale del figlio. Al posto del Roma, no, viene
il Natale di Gesù Cristo, e al posto delle celebrazioni di Saturno che si celebravano il 25 12 di ogni anno, al posto di questa data qui, in cui c'è un tu romano di Sa, Sa è una provincia italiana, è Salerno, c'è un romano tu di Salerno che era celebrato come il dio del sole, il sole invitto. E come si chiamava costui? Costui si chiamava Er-Am, da Abram. Ra si chiamava il dio del sole, era Lamon Ra, il dio del sole che si celebrava in Egitto, e dall'Egitto a Felitto, Egitto, cosa è Egitto? È un ego romano, un io italiano con dentro due croci. Questo è Egitto. Già in partenza era un ego romano con un io italiano con due croci dentro. Dove si ripresenta? Si ripresenta questo ego in Fi El. Fi, vedete bene, è la I e la O, è un io trascendente nella Fi, soffio dello spirito di El, il dio El degli ebrei, Elohim, in un io italiano con due croci. L'unica differenza tra l'Egitto e Felitto è che l'ego romano, ego romano, si sostituisce e si presenta lo spirito del dio El a Felitto. E a Felitto chi nasce? Quando? Ma quando? 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 Il 25, lo stesso 25 del Natale di Gesù. Ma il Natale di Gesù riguardava il figlio. Il figlio era per ultimo, nell'ultimo mese dell'anno, ultimo. Il padre era prima. Il padre era 25 del primo mese dell'anno, non del 12. Ma tra la nascita del padre e la nascita del figlio, vedete, c'è nient'altro che una inversione nei mesi dell'anno, tanto che il figlio nasce nel primo mese in fondo. Il padre, quel romano, nasce per primo. E infatti, cosa accade nel Natale di Gesù Cristo? Cosa accade? Cosa c'è prima? C'è prima Roma, con il Natale di Roma. E poi c'è il mese 12 e il giorno 25, in cui si celebra Saturno, il sole romano invitto. Il Ra, il dio Ra del sole, che nell'antico Egitto si chiamava Amon, ed è l'Amon Ra italiano, che è il dio del sole a Roma e prende il posto di Roma e diventa il Natale del figlio. Quindi il Natale del figlio ha un padre,
padre del Natale. È questa data qui del calendario di Giulio Cesare che si rifaceva alla nascita di Roma, e al posto della nascita di Roma c'è un Roma? No, c'è Gesù Cristo, anno 0, virgola, mese 12, giorno 25. E al posto del Roma no, c'è sì il Natale del Figlio. E il Natale del Figlio prende il posto del Padre. Ora facciamo un salto interpretativo della Bibbia, perché la Bibbia è un libro che bisogna considerare molto bene. Prevede degli ultimi o secondi che sono sempre primi. Per esempio, fin da quando il buon Adamo, che sembra andare ad Amodeo, fin dal primo uomo che sembra di andare ad Amodeo, c'è chi? Un primo che è un assassino, si chiama Caino. C'è un secondo che viene da Dio, viene Ab Ele, ma certo Ab nel modo romano di dire che viene da romano Dio, eh? Da romano Amo Deo. Ebbene, Dio amava il secondo. E il primo no. Perché Caino il primo no? E viene sostituito dal secondo? Perché nell'ottica divina chi viene dopo viene prima. Ca in opera. Qual è il valore di Caino? Qual è il valore reale di Adamo? Nella struttura del linguaggio possiamo misurarlo. 1 più 4 più 1 più 11 più 13. Adamo vale 1, 5, 6, 16, 29. C'è qualcosa che non mi torna, perché ho commesso un errore. 4 è 1, 5, è 1, 6, 17, 20, infatti 17, 30, infatti Adamo vale 30. Cosa significa il valore 30 assegnato ad Adamo? Significa assegnargli l'essenza una nel ciclo 10 e trina. Dunque 30. Adamo è figura del Dio uno e trino. Fu fatto a sua immagine e somiglianza, perché Dio nella nostra natura opera con il ciclo 10 e nella Trinità del 10. E quindi con Adamo uguale 30 abbiamo tranquillamente che il principio di tutto parte con il 30. Il primo figlio, Caino, cosa vale Caino? E lo vediamo, basta semplicemente fare i calcoli. Nella lingua italiana la C è 3, la A è 1, 9, 12, 13. 3 è 1, 4, 13, 25, 38. Oh, Caino è 38. Caino 38 è proprio la figura mia. Caino, l'assassino, l'assassino di Dio. Perché l'assassino di Dio? È chi lotta con Dio nel tentativo di umanamente prevalere su Dio, di insaccarlo in un sacco. 38.
Io sono nato nel 38, quindi nella nascita mia c'è proprio quel Roma, no. Perché io sono nato nel gennaio del 38, 1-38, e quindi io sono espresso nel termine 1 del 38, ma è il numero di Caino. Io sono Caino, il primo figlio di Adamo, che è un Caino assassino, che uccide Abele, uccide chi veniva da Dio, lo insacca nel sacco in cui Dio è insaccato e l'assoluto in un sacco ha la sua croce, nel sacco. Ebbene, poiché nella storia Caino uccide Abele e Dio amava il secondo, non il primo, nasce il terzo figlio, Dio mette al mondo un Set. Ecco, Set. Set è sette. Sette è l'opera intera di Dio. Sono i sette giorni con i quali Dio costruisce il mondo. E sette, chi è nei confronti di me? È mio padre, nato il 7-7 del 7. Luigi Amodeo, nato il 7-7 del 1907. Lui è il terzo che arriva e prende il posto di Abele e da lui deriva il resto del mondo. Ma cosa vale il 7? Il 7 è 17 nella S, 5 nella E, 18 nella T, 17, 22, 32, 40. Vedete, alla fine della fiera, partendo da Adamo 30, si aggiunge al 30 il movimento di Dio, e Dio con la sua opera 10 aggiunta ad Abramo determina il Set, che è il terzo figlio, da cui poi deriva il 7, che è complementare al 3, e di conseguenza questo Set rimanda veramente al ciclo 10 di Dio, che è la struttura della realtà, perché Set, che è uguale al terzo figlio, rimanda al 7 più 3 uguale 10, che è il modo reale con cui Dio opera, che è il modo reale in cui Dio opera con la sua unità, 11. E a questo punto, ritornando un attimo a quel Roma no, da cui veniva fuori Gesù Cristo, il Roma no, Roma no, vale nel Roma 41, nel no vale 25. Vedete, la data di nascita del 25 è proprio in relazione al no del rifiuto di Roma, il 25. Roma, che è amor, è 41 proprio come il 10 più 30, ossia l'intero ciclo 1 e trino di Dio sommato alla sua unità. E abbiamo per un verso Roma, per il verso uguale e contrario abbiamo amor. Quindi il Roma no indica amor. È l'amor che nasce e si sostituisce a Roma in quel Natale di Gesù Cristo, che è nell'anno zero della nascita di Roma, però nel giorno
nel mese 12 e nel giorno 25. Ma qui andiamo a tutti gli indizi della Bibbia, perché nel libro sacro della Bibbia, il primo, che si chiama Genesi, abbiamo tutta una serie di primi che sono scavalcati dai secondi. Il primo l'abbiamo visto, era l'assassino Caino. Ma guai a chi uccide Caino, non uccidere Caino, perché anche se è assassino, chi ucciderà Caino sarà maledetto. E poi arriviamo a tutti i primi che sono scavalcati dai secondi. Andiamo alla fase recente del popolo di Dio, al momento in cui da ab romano, latino, ab, da romano modeo, ossia da Abramo, nascono dei figli. Il primo figlio come si chiamò? Forse si chiamò Isacco, ma no, il primo figlio espresso nel libro 16, nel capitolo 16 della Bibbia, non si chiamò Isacco, era il figlio della schiava e si chiamava Ismaele. Questo è il primo figlio di Abramo, Ismaele. Ma nella logica divina che i primi devono essere sostituiti dai secondi, al posto di Ismaele, Dio sostituirà Isacco. Sono tutti e due Is, Ismaele e Isacco. La nascita di Ismaele è espressa al capitolo 16. La 16 è la lettera R. Quindi il rimando della R di Roma e di Romano Modeo non sta nell'Isacco, sta nell'Ismaele. Fra l'altro Ismaele è un M di Amoreo girato al contrario. Am-ele è Amo-deo, ma è invertito nella ottica di Dio, che non dà apparente favore al primo, nato da una schiava, ma al secondo, nato dalla ben amata sposa di Abramo. E questa è la prima inversione del vero primo nel capitolo 16 nel secondo in Isacco. Poi andiamo al capitolo, sempre in Genesi, che è il 25. Nel capitolo 25 è descritta una nascita gemellare, che io bisogna che ve la legga proprio per evitare di esprimere dei concetti che sono espressi a parole mie, mentre invece è necessario qui che io usi proprio le parole della Bibbia per capire esattamente che cosa sta accadendo nel libro 25 della Bibbia, in cui 25 è il mio giorno natale. Al punto 24, e io vi faccio vedere, cominciamo con il 24. Al punto 24 c'è scritto: quando si compì per lei il tempo in cui doveva partorire, ecco che due gemelli le stavano in grembo. Quindi al punto 24 ci sono due gemelli. Punto 25. Il primo uscì rossiccio,
come un peloso mantello, e lo chiamarono Esaù. E Salerno, l'ultima sede in cui questo primo figlio, appunto, di chi stiamo parlando ora come figli, sono i figli di Isacco. Il primo momento di una duplicità è dato da Ismaele e da Isacco. Il figlio di Isacco ha una duplicità a livello di due gemelli addirittura, ed sono descritti nel giorno 25, nel libro 25. Sono un rossiccio che viene fuori a capitolo 25 e si chiama Esaù. È un ro di Sa che è ultimo. 26. Subito dopo uscì suo fratello nell'atto di tenere con la mano il calcagno di Esaù. Ecco, viene fuori il secondo e lo si chiamò Giacobbe. Isacco aveva 60 anni alla loro nascita. Quindi nel punto 26 è descritto Giacobbe. Che tiene il calcagno di Esaù in mano. Ma qui 24, 25, 26 completa l'opera nel capitolo 38 e la completa con quanto è descritto al capitolo 38, ma in sequenza, non in un modo che sia dubbio se siamo in presenza o no di un qualcosa di coerente. Il primo versetto, il 27, vedete, viene subito dopo il 26, descrive: quando essa fu giunta al momento di partorire, ecco che aveva nel ventre due gemelli. Il 27 scrive e descrive pari pari quello che era stato descritto nel 24. Ecco che aveva due gemelli. Due gemelli. Durante il parto, uno di loro mise fuori una mano. Mise fuori una mano. E la levatrice prese un filo scarlatto e lo legò attorno a quella mano dicendo: «E questo chi è nato per primo?» Ma quando questo ritirò la mano, ecco che uscì suo fratello. Allora essa disse: come ti sei aperto la breccia? E lo si chiamò Perez. Infine 30, nel capitolo 30, nel punto 30 c'è scritto: poi uscì suo fratello che aveva il filo scarlatto attorno alla mano, e lo si chiamò Zerak. Oh, vedete, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In questi 7 punti c'è tutta l'opera divina della nascita di padre e figlio. Padre che è primo, ma che mostra solo una mano, e che è il solito primo che è nato e che viene sempre scavalcato dal secondo.
come Ismaele era stato scavalcato da Isacco, così accade che Esaù è scavalcato da Giacobbe e Perez e no, il nome Zerach, che era il primo, quello della mano, Zerach, è scavalcato dal secondo che si chiamava Perez. Allora, vedete, il secondo prende sempre il nome del primo, ma il primo è Esaù, il primo è Zerach, il primo è il figlio della serva, quel figlio Ismaele cui Dio in apparenza non dà favore, perché sembra favorire sempre il secondo nonostante non abbia titolo. Ma vedete, chi è stato quest'ultimo, Zerach, che è nato? Chi è stato? Lo possiamo riconoscere attraverso la genealogia che porta i nati che provengono da Ur. Ur l'abbiamo visto, eh? Ur era già Urano, ma qui nel filone del popolo ebraico, da Ur viene il padre di tutti che si chiama Terach. Terach. Suo figlio si chiama Abramo. Suo figlio si chiama Isacco. Suo figlio si chiama Giacobbe. Suo figlio si chiama Giuda. Suo figlio si chiama Er. Suo figlio si chiama Zerach. Da Terach a Zerach c'è Erach, che parte da una croce e finisce infine nella Z. Attraverso quante presenze? Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Sono la creazione in sette giorni di Dio. Parte da Terach e finisce con Zerach. Che cosa bisogna concludere? Che già da Terach è Ra, Cristo. Infine è Ra, Cristo. Il primo è Ra, Cristo. È un Ra, Dio del Sole, Cristo. E ci rendiamo conto che tutto quello che è descritto simultaneamente come pasto gemellare, descritto proprio come parto gemellare nel capitolo 25 di Genesi, ossia del libro 1, ma descritto anche nel 38, sempre di Genesi 1, tutti e due si riferiscono a una nascita relativa all'1, 25, 38, che corrisponde alla data di nascita che, per quanto mi riguarda, è la data di nascita mia, di Romano, Romano, Amadeo.
colui a cui andava Adamo, come a Dio. E in ciò io vedo, nella struttura dei libri stessi sacri della Bibbia, riferiti a Gen, che significa Genesi, ma in italiano significa anche gennaio, rimanda al gennaio 1, 38, giorno 25, della nascita della mano. Quella mano, no, quella mano che era uscita dall'utero di Tamar e con un bel no aveva fatto cosa? Aveva rinunciato al suo primato, era rientrata nel sesso della madre e aveva annullato, come un Roma no, la nascita di quella mano, avendola annullata, avendo detto no, la mano di Ro no. Ma di quale Ro si parla? Si parla del numero. E ritorniamo al principio in cui la nostra realtà si fonda sul numero. Insomma, io vi sto raccontando tutta questa storia, storiella se voi volete, per un semplice motivo, perché sta per accadere il Gen 1:38. Stiamo per arrivare al gennaio, mese 1, del 38, giorno 25, quello previsto nel Genesi 25, in cui ci fu la nascita gemellare tra Esaù e Giacobbe, e quella in Genesi 38, in cui ci fu il parto gemellare tra Perez e Zerach. Lì stiamo arrivando. E se la nostra struttura, che si palesa in un modo, come dire, formale, che dà forma ai numeri, al numero, quale forma? È quella che vediamo, la forma di una realtà costruita per numeri, ma che diventano forme, mondo, realtà che esiste, storielle di uomini che valgono numeri. E quando ha un numero, che è 11, è dato in sorte il talento di un romano, tanto che lanciato in tutti e sei i versi sia 66 il valore di romano, allora abbiamo un potere talmente alto all'interno del ciclo 11 che romano vale 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6 più 7 più 8 più 9 più 10 più 11, vale tutti i numeri interi e primi contenuti nel numero 11, vale quel 66 che nella Sacra Bibbia a un certo punto è scritto in modo chiaro: tutti coloro che uscirono dal sangue di Israele, 66. Ma 66 in essenza, che cosa è?
Cosa sono? Sono 2, 6. Vero? Sono 2, 6? Potremmo rappresentarli in questo modo. Sono 2, 6. Ebbene, nel mio nome 66 è il primo nome romano. 26 è il terzo nome, Anna. Di conseguenza, io sono 66, 1 in 66 e trino in modo essenziale nei 2-6 del 66, mentre invece nel secondo nome sono quel 11 che contiene tutto nel primo nome, più quello che sia contenuto in tutto nel secondo nome, che essendo il secondo e aggiungendo un 12 al 66, è 66 più 12, 78. E il mio secondo nome è 78. Essendo il secondo nome, è proprio un nome giusto giusto che con 66 il primo e 78 il secondo porta a 144 il primo e più il secondo. Ma cosa è il 144? Uguale 12 per 12. Quindi i 12 apostoli nel loro valore corrispondono al mio primo nome e al secondo. E il terzo è il terzo del secondo, perché essendo, questo è 78, scusatemi, essendo il secondo 78, il terzo del secondo è 26. Quindi, se ci aggiungiamo ancora 26 qui, andiamo al 170. E cosa è 170? 170, lo scrivo nuovamente per farvelo capire cosa significa mano a mano che andiamo avanti. 170 è la R uguale 10, quindi 16, la R uguale 16, che vale come Dio, vale come Rho. 16 è un 0, 160, ma vale Dio, vale 10, è 170. Questo se si aggiunge anche il terzo nome. E se al 170, che è la somma dei primi tre nomi, si aggiunge il quarto, che è 51, si aggiunge 1, 7, 5, 12, 121. E cosa è 221? E cosa è 221? 221 è il mio essere da 11, meno 11 a più 11, in decine, sommate all'unità, ma 22 è un terzo di Romano 66. Quindi, quando ci aggiungo il quarto nome, ecco che è preciso che il quarto nome è il mio essere, un terzo della mia unità. E quando ci aggiungo, infine, il quinto al 221, e il quinto è 113, 314, 3213, io risulto nei miei primi 5 nomi di essere 333 più 1. 1 è trino, trino nel 3 è 1. Questo nei miei primi 5 nomi. E allora risulta chiaro che quella mano che era nata in Genesi 38 e che aveva 5 dita, erano le 5 dita che indicavano i miei 5 nomi. Insomma,
abbiamo una cosa straordinaria che rivela che nella storia dell'esistenza umana c'è una figura di un personaggio che risulta descritto dalla Bibbia e avere il valore assegnabile a un Dio Padre, padre di quel figlio che mandò Gesù Cristo. È una roba talmente paradossale, talmente senza alcuna possibile giustificazione, a meno che noi non la inquadriamo in un disegno onnipotente di Dio che a un certo punto decida di entrare nel nostro mondo come ha indicato nella Bibbia, attraverso due coppie di gemelli messi in fila, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, e che programmavano l'arrivo in 1, 25, 38. Chi sarebbe nato nel giorno di gennaio 25, 38, proprio a assumere il primato di quella mano che era prima, ma che si presenterà nel mondo come un ultimo, come quell'ultimo che voi state vedendo ora con su scritto Italia qui. Ma perché io mi faccio vedere così descritto con Italia? Perché nella storia della Bibbia a un certo punto c'è stata Lia. Chi è stata Lia? È stata la moglie imposta a Israele Giacobbe per avere prole dal padre, un padre prepotente che si chiamava Labano e che costrinse, nonostante il suo valore, il suo volere, Giacobbe ad avere le prime nozze con Lia e non con la amata Rachele. Lia è la figurazione di un L I A. I A sapete che è Yahweh. Ma qui c'è tre enti che mancano. Chi manca? Manca una sorta di nozze tra una madre e un figlio che erano rispettivamente Lia e il suo quarto figlio, che si chiamava Giuda. Io mi fermo a scrivere le prime tre lettere, quelle significative del nome Giuda. Ma Giuda è scritto in ebraico. L'ebraico scrive in ordine inverso a noi. Scrive prima U, poi la I e poi la G. Tanto che madre sposata al quarto figlio in nozze come tra una madre e un figlio determina Luigi Amodeo che è mio padre. Ora, Lia, vedete bene, è come il fine dell'Italia. Italia, Italia. Maria è la moglie voluta da un padre e imposta a Israele, Lia. Ita è una espressione in lingua latina che significa andata. Andata Lia dove? In Italia. Lì è andata Lia.
Perché? Perché? Dove è andato Saturno? Saturno, che era il dio di mezzo, Saturno, era il figlio di Urano, che fu soppiantato da Saturno, ma che a sua volta fu soppiantato da Giove. Ebbene, una volta che Giove soppiantò Saturno, dove andò Saturno? Saturno andò in Italia. Per cui Saturno, che va in Italia, è Italia, e si connubia in un modo notevole, come quanto collega insieme la visione divina degli ebrei con la visione divina dei pagani che erano prima degli ebrei. Italia indica dove sarebbe andata il modo romano, latino, Lia. Lia sarebbe finita in Italia. Qui sarebbe finita, in chi vi sta parlando, Lia. Ebbene, voi dite, ma cosa c'entra tutto ciò con Gesù Cristo? Una delle prime opere miracolose che fece Gesù fu quando fu chiamato da Gairo, che era già Jesus romano come un fautore, Gairo. Cosa era successo a Gairo? Era morta una figlia e Gairo mandò a chiamare Gesù. E Gesù corse e mentre tutti dicevano la bambina è morta, lui disse no, dorme, e recatosi dalla bambina assieme al padre, disse per farla resuscitare questa parola. Talita cumi, che significa bambina, svegliati. Ma trascendendo, come dice Gesù, in modo che il primo diventa il secondo, qui diventa cum italita. Il primo, che è lì, che fa da re, deve andare per ultimo e diventa cum italita, che è l'Italia, ma che ha una cosa straordinaria dentro l'Italia, ha una croce. Per cui Gesù, proprio nel rispetto del narrato della Bibbia che lo riguarda, resuscitò una bambina dicendo, in sostanza, con la croce che ci sarà in Italia. E la croce che ci sarà in Italia riguarderà il mio personaggio, che tra due giorni compie il suo 74esimo compleanno. È una data assolutamente una, esaustiva. Perché? Perché Amodeo, uguale 47. Ebbene, la visione che unifica il 47 di Amodeo è la lettura uguale e contraria al 74, il cui ciclo totale è 121. 121 è uguale
a 11 al quadrato. Poiché io vi dico che alla base di Romano 66 c'è un 11, in tutti i numeri dell'11, quando questo 11 vale nelle due persone del Padre e dello Spirito Santo, vale come 11 per 11, vale come 121, ma è un 121 complesso, dato da un Amodeo 47, che vive e vivrà soltanto in tutto 74 anni. Per cui gli anni che io compio dopo domani sono proprio quelli giusti giusti che completano la dotazione che è presente nel mio dato caratteristico, nel DNA del mio cognome, e che portano nel ciclo totale uguale e contrario 121 il prodotto 11 al quadrato tra i due valori inversi, che appaiono come somma. Quindi, senza ombra di dubbi, questo che io sto per compiere come l'anno numero 74 sarà il numero completo che completa l'anno di un Amodeo. Staremo a vedere che cosa succederà nel mondo a evidenziare la pienezza del compleanno di una figura emblematica, perché io sono solo una figura emblematica, io sono solo un sacco, un personaggio cui è assegnato il compito di rappresentare qualcosa che travalica il personaggio. È una pura funzione rappresentativa la mia, di qualcosa che va oltre. Che è assoluta mentre io sono relativo. E quell'Armageddon, il dono di un Arman, di un Amodeo romano, che lotta con Dio perché cerca di imprigionare Dio, comprendendolo, contenendolo in un sacco, è proprio quell'isacco biblico che doveva essere tolto di mezzo, perché non era il sacco italiano che doveva contenere il valore assoluto, ma era il valore assoluto nel sacco che doveva affermarsi sbaragliando e togliendo di mezzo il sacco. Quindi staremo a vedere che cosa succederà dopodomani.